i tempi per la sostituzione dei vescovi non sono identici per tutte le diocesi. Ci sono diocesi dove il vescovo deve essere sostituito rapidamente, e ce ne sono altre dove può avvenire con tempi più lunghi. Il nostro caso è questo, quindi quando arriverà, quando l'iter per la scelta sarà pronto, ci verrà comunicato. Da quello che intuisco, entro l'estate sicuramente. L'attesa dunque sarebbe finita. La nomina del 60° successore di Santubaldo è vicina entro l'estate, dice il presule Ceccobelli, non perché abbia nomi certi, che in questi casi sono riservati, ma perché qualcosa si muove. È talmente certo Ceccobelli che questi siano i suoi ultimi mesi alla guida della diocesi ugubina da aver impostato la sua omelia il giorno del patrono sul registro dell'addio alla comunità, con un messaggio lanciato agli ugubini, quello di seguire la strada della riconciliazione e della pace, additando due esempi di vita santa. I due padri fondatori di Gubbio sono Ubaldo e Francesco, e io l'ho invitata, la città di Gubbio, a riscoprire queste radici sante e a vivere, no, il messaggio evangelico della pace e della riconciliazione. Il saluto di Ceccobelli è sia morale che reale perché al passaggio di consegne non resterà come Bottaccioli a Gubbio, ma si ritirerà a Colle Valenza, non senza continuare ad avere un rapporto stretto con la sua comunità. Noi vescovi portiamo l'anello, eh? L'anello è il segno delle nozze. Gubbio è la mia sposa, per cui io come posso non ricordarla e non pregare per la sposa? E quindi Gubbio rimarrà nel cuore. E poi, insomma, finché vivo posso sempre tornare a Gubbio, perché non è che non vado via con la proibizione di tornare. Quindi. Quanto all'attualità, il presule è tornato ieri da Roma, dove ha partecipato alla prima votazione nella storia della Chiesa del nuovo presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, dove il suo voto è andato, come era logico attendersi, all'arcivescovo di Perugia, Gualtiero Bassetti. Per noi è un motivo di prestigio, se vuoi di orgoglio, che un nostro arcivescovo è stato scelto, votato, perché noi per la prima volta i vescovi italiani hanno eletto una terna, no? Quindi lui è stato il primo eletto della terna, che poi il Papa doveva scegliere dalla terna il candidato che lui riteneva più opportuno, e lui ha scelto il primo. Quindi per noi, che siamo suffragani tra l'altro, perché Perugia è sede metropolitana, quindi noi siamo suffragani di Perugia, per noi è motivo di gioia, ecco.